Allora, buongiorno a tutti. Sono Faye Fadal della terza BTLC dell'Istituto Einaudi di Chiari. Quest'oggi l'incontro ha come titolo L'amore come risposta sempre giusta. E come ospite oggi abbiamo il traduttore italo-siriano Tarek Al-Jabr. L'Istituto Einaudi ha deciso di inserire questo incontro nella rassegna d'occhio nudo per farci riflettere su come l'attitudine alla violenza si possa evitare facendo attenzione ai nostri gesti quotidiani. Questa violenza tra i giovani comunemente la chiamiamo bullismo, mentre tra i potenti viene chiamata sopraffazione e guerra. L'autore Al-Jabr parla dell'amore come una risposta divergente e rispondere all'amore rispondere all'amore con una, come una risposta alle sfide quotidiane di tutti i giorni. Adesso entreranno i ragazzi di Guten Guys ad intervistarlo. Entrano. Allora. Abbiamo qua Malik, Asa Giuliano, Emanuela Uxi, Giada Buona, Daniele Cavuoto e Jessica Well. I Guten Guys sono dei ragazzi principalmente attivi nei laboratori di autoeditoria, di letteratura, di divulgazione, anche in termini di social, che dal 2016 collaborano con la microeditoria. I fondatori ormai sono diplomati, ma di anno in anno si passa il testimone alle nuove generazioni. Adesso lascio parlare. Adesso deve parlare voi. Dovete parlare voi. Entra intanto l'autore. Grazie mille. Salve. Vabbè, fa niente. Allora, lei è partito dal 2012 da Damasco. A quei tempi aveva appena finito l'università e si era laureato in lettere e lingue straniere. È partito perché in quei tempi, appunto nel regime di Assad, per un maschio finire di studiare significa intraprendere un servizio militare forzato. E quindi davanti a sé aveva due scelte, o quella di abbandonare il proprio paese o quella di adeguarsi ad una condizione sociale e militare che non si adeguava a lei. Quindi decise di partire e si trovò in Libano, dove chiese il visto, per poi ritrovarsi subito in Italia a lavorare in una casa editrice svedese a Milano, dove gli era venuta offerta questo lavoro da un suo amico. Lei comunque non ha scelto l'Italia, ma ci è capitato, perché non è stata una scelta proprio sua, perché è venuto, cioè, scusate, non è stata una sua scelta, ma è stata l'unica occasione che gli sia capitata davanti in quel momento, appunto. E noi la ringraziamo perché ha fatto un percorso lavorativo e letterario molto importante qua in Italia, nonostante tutto. E adesso vorrei passare la parola per farla conoscere al pubblico. Grazie. Molte grazie mille per l'invito, grazie per questo evento che sembra molto bello, grazie per questa presentazione. Cioè, è pericoloso sapere tutte queste informazioni, secondo me, quindi comunque grazie. Mi presento prima, mi chiamo Tarek Al-Jabr, sono nato in Damasco, Siria, la mia mamma è indiana, dalla India. Mio padre è israeliano, da una terra che si chiama Golan Heights, all'altezza di Golan, una terra siriana che fa parte dello Stato israeliano. Sono nato in Damasco e sono cresciuto in un paese che si chiama Emirati, nella zona di Golf. Poi sono venuto in Italia, tipo 10 anni fa, ho lavorato anche con United Nations, in italiano si chiamano le Nazioni Unite, per 7 anni, quindi ho vissuto in Grecia, in Turchia, in Sicilia, perché per me è un altro paese, Lampedusa, in Francia,
e anche in Polonia. E ovviamente si vede che ho fatto questo progetto, questa idea, io chiamo questo libro una idea, perché per me non è la poesia di questo progetto, di questa idea, è di scrivere lingue, di scrivere poesie in tre lingue. Quindi ho fatto questo libro in tre lingue perché secondo me parla della mia vita, parla di chi sono. Io sono una persona che sente, vive, pensa in più lingue, quindi è giusto mettere anche il mio cuore in un libro in più di una lingua. Ecco perché è nato Min Hadhal Alam, di questo mondo, of this world. Quando il cuore sbaglia, la strada si fa più chiara. La ferita dilaga senza alcuna grazia o melodia. Sono tigre, destata dal cuore che grida. Poi chiedo scusa. Partire, questo è l'errore. Vagherò finché non troverò pace. Solitario, e il giorno non saprà di luce. Un acuto eclisserà il non detto, o l'inverso. La fame vincerà la sottomissione. Ho un'immaginazione esausta del mio esistere, in miraggi damasceni. Ancora mi sgretolerò nell'illusione d'essere a casa, altrove. Presterò al mio viso dettagli trascurabili, mi volterò senza promesse, partendo per altre Damasco. Salve, io sono Cassie. E è un piacere per me conoscerla e le do il benvenuto al nostro evento. Noi abbiamo letto questa poesia anche in classe e avevamo capito che stavamo affrontando il tema della casa, quindi il tema centrale è la casa. E per noi è stato un argomento abbastanza importante, quindi cioè, parlando appunto dal punto di vista delle emozioni, quindi è stato molto commovente, toccante e... Parlando sempre di questo esempio, alla fine possiamo parlare di quelle persone, ad esempio, che si spostano da una zona all'altra, quindi migrano, magari per motivi economici, politici, di guerra, e alla fine tutto questo processo, che è abbastanza influenzante nelle loro vite, alla fine non trovano subito quell'adattamento spontaneo quando arrivano in quelle terre nuove, nel senso che comunque non trovano quella comodità che appunto avevano trovato nella zona in cui si erano stabiliti prima. Quindi, però scendendo in secondo piano, troviamo anche quelle persone, magari alcune persone che sono qui oggi con noi, che quando arrivano a casa, no? Quindi la casa è proprio il luogo in cui sono nate, sentono quella sensazione negativa, nel senso che non si trovano bene a casa, magari perché c'è quel clima in famiglia abbastanza teso, oppure per altri motivi che comunque non portano tranquillità. Quindi il succo di tutto quello che ho detto è che tutti noi possiamo comprendere il fatto che si può percepire quella fatica di non sentirsi a casa, e questo vale sia per quelle persone che si spostano geograficamente e sia per quelle persone che appunto non si spostano, hanno una casa, però non sentono quel calore, non sentono quell'ospitalità. Io invece penso che ci possono essere persone che hanno viaggiato molto in molti luoghi e hanno avuto la possibilità di trovare casa in uno di quei luoghi visitati, anche se per non tanto tempo. Lei ci potrebbe aiutare a capire questo concetto attraverso le sue esperienze passate, soprattutto quando nel suo testo ha scritto «Mi volterò senza promesse partendo per altre Damasco».
Grazie per questa domanda molto complicata, non so come rispondere, però cercherò di dire delle cose che escono proprio dalla mia vita, dalla mia esperienza. Sono una persona, come avete sentito, come ovviamente voglio dire un grazie molto speciale a questi ragazzi, perché prima di iniziare questo evento tutti loro mi hanno fatto delle domande con delle frasi, delle parole, delle poesie in più di una lingua. C'è qualcuno che mi ha letto qualche frase in arabo, in inglese, in italiano. Hanno letto questo libro in tutte le lingue in una maniera, forse neanche io ho letto il libro in questa maniera, quindi ho un po' la paura delle domande così molto complicate come il concetto della casa. Io sono una persona che ha vissuto in più di un posto nel mio percorso e ovviamente ecco perché ho scelto di... io chiamo la poesia, la chiamo malattia, io ho la malattia di tradurre i sentimenti in parole. Non riesco a non scrivere poesie, ecco perché io vedo la mia vita in una maniera un po' poetica, non è che io scrivo poesia, ma vedo la vita tramite la poesia. Ed ecco perché ho scelto di fare questo libro in più di una lingua, perché non sento che... esisto in un posto unico, in una città unica. Quando ero piccolo viaggiavo sempre con la mia famiglia, però sono nato in Damasco e ho passato i tempi che hanno creato la mia personalità, quindi per me io sempre cerco di dire che sono di Damasco, questo è il mio posto, questa è la mia città, la mia casa, sento così. E da quello che ho capito, ovviamente, viaggiando, perché ho vissuto a Roma, in Italia, a Milano, in Trapani, in Sicilia, Thessaloniki, in Grecia, Beirut e tante altre città, ho scoperto che di solito io cerco sempre la mia infanzia, ovunque vado, cerco il bambino dentro di me. Ed ecco perché ho detto in questa poesia, ho scritto, ho tradotto, che ovunque vado cerco Damasco, cerco il posto da cui sento che sono un bambino. Ti racconto una cosa forse fuori corso, però lo facevo proprio dal cuore. Quando facevo una missione con United Nations in Grecia, ero in una città che si chiama Thessaloniki, Salonico in italiano forse, in nord Grecia. C'era un supermercato vicino la mia casa, il mio appartamento, andavo sempre lì, però c'era un altro supermercato un po' lontano, però questo lontano supermercato hanno un yogurt speciale e fuori c'è scritto Childhood is the only home that we have. Come potresti dire questa parola in italiano? Childhood is the only home that we have. L'infanzia. La gioventù è l'unica casa che abbiamo. Sì, sì. E io andavo sempre in questo supermercato per prendere questo yogurt perché c'è scritta questa frase. Quindi per me proprio casa è dove sono cresciuto, dove ho sentito la vita, dove ho cercato di capire chi sono. E per me Damasco è questo posto. Ecco perché ho detto in questa poesia, ovunque vado a vivere in qualsiasi città, in questa città cerco Damasco, nel senso che cerco il bambino me, per trovarmi in questo nuovo posto, in questa nuova città. Non so se ho risposto. Good morning, my name is Abdullah, nice to meet you. I don't speak Italian too much, so speak a little bit in English. So I'm going to read the poem. Thank you very much, so I take a break with you actually, thank you. Okay. So I read the poem, Alter Ego. I learned that to love, I need a war in my feelings. It doesn't matter who wins or losses, I learned that war hurts. Those who see it from a distance, as those in it, don't see a silent death, nor hear a voice full love. I learned that love
is bigger than my arrogance. So many warnings were planted in my heart, but I wasn't killed, and here I am, in war, in love, every day, every day. I am in love, in war, without dying. Piacere, Emanuela. Leggendo questa poesia intensa di significati, abbiamo fatto un po' fatica però a capire il rapporto tra l'amore e la guerra. Noi abbiamo inteso che le sfide che la realtà ci propongono ogni giorno siano le vere occasioni per continuare a scegliere l'amore e la pace. Per questo Giuliano avrebbe una domanda da porle. Abbiamo capito che scegliere l'amore quando si è circondati da esso è molto semplice, però sceglierlo quando si è circondati dall'odio e dall'abbandono non è altrettanto semplice. Non vorremmo aver frainteso la sua poesia, perciò vorremmo chiederle qual è il suo punto di vista e la sua esperienza a riguardo. Grazie per questa seconda molto complicata domanda. Va bene, posso parlare proprio della mia esperienza, da quello che io ho visto, ovviamente quando ero in Damasco, in Siria, quando c'era la guerra, perché ho vissuto un po' in Damasco quando c'era la guerra, ho visto come la gente cerca di trovare il bello, il bene dentro. Ho visto quando la gente in generale non ha proprio niente, però cerca di esistere proprio sentendo chi sono da dentro. Ho visto anche con le mie esperienze quando facevo missioni con United Nations in Grecia, in Libano, in Turchia. In realtà, per dire la verità, l'amore io ho trovato in questi posti. Io non vedo l'amore una cosa che esiste solo quando le persone stanno bene. Io non sento l'amore solo quando sto bene, anzi, forse il contrario. Forse l'amore un po' mi spinge, forse è più grande dentro di me quando ho dei tempi un po' difficili. Per esempio, da quello che io ricordo adesso, negli occhi, l'amore più bello che ho visto era negli occhi dei bambini, nelle tende in Grecia, perché mi ricordo ci sono delle zone in Nord Grecia, non mi ricordo tutti i nomi dei campi adesso, però ho lavorato in più di un campo in Nord Grecia dove c'era anche la neve durante l'inverno e c'erano delle famiglie che vivono lì, non solo delle persone che hanno scelto di migrarsi, che hanno scelto di lasciare un posto da andare. Ci sono anche ci sono dei figli, ci sono dei bambini che hanno 4, 5, 6 anni, ma anche di meno. E queste non sono le persone che hanno scelto questa strada, si sono trovati in questa situazione. Io vedevo l'amore negli occhi dei bambini che giocavano fuori la tenda con la neve, erano molto felici vedere la neve. Ovviamente puoi tornare a dormire, cioè proprio nella neve dentro la tenda. Quindi questo amore io vedo anche, non so come spiegarlo, però per me l'amore è anche una cosa che noi usiamo per ricordarsi che siamo umani, per ricordarsi che siamo persone che possono fare delle cose. Ecco perché creiamo dei sogni, ecco perché cerchiamo di fare cose nel futuro, perché pensiamo che possiamo cambiare il mondo, perché ovviamente tutti noi, auguro, che abbiamo ancora questo bambino dentro di noi che crede, che cerca di cambiare le cose. Quindi l'amore per me non è una cosa che esiste solo quando si sente bene, anzi il contrario, io vedo l'amore negli occhi, nella voce, quando parlano le persone in bisogno, la persona che sente proprio da dentro, che io adesso in questo momento non ho proprio niente, quindi dai, in questo momento dai l'amore proprio dal cuore. E in questa poesia, io ho scritto questa poesia quando ero ancora in Damasco, prima di uscire. Ho scritto questa poesia perché vedevo anch'io che di solito quando c'è una guerra o un problema in un posto, noi vediamo solo il brutto lì, però in realtà ci sono tante altre cose, non solo le cose che noi vediamo sugli schermi, per esempio. Io avevo tanto amore quando ero in Damasco, proprio dentro la guerra,
dove non c'era elettricità, non c'era l'acqua potabile, io avevo tanto amore in questo momento e non mi scorderò mai di questi momenti, perché hanno fatto la persona che sono. E quindi la mia risposta è, anzi, l'amore secondo me esiste più forte quando non stiamo bene. Quindi nella guerra c'è tanto amore, però non vediamo questo sullo schermo, purtroppo. Non so se ho risposto, però cercavo. Piacere, sono Giada e per avviarci verso la conclusione di questo nostro incontro vorremmo proporle una considerazione che abbiamo fatto nelle ore in classe durante l'analisi dei suoi testi, ovvero la scelta particolare e studiata che lei utilizza in ogni versione, cioè in ogni lingua che utilizza, per la stessa poesia. Nel testo Khabar قد أموت اليوم حتى لو حياتي لم تموت قدر ما لم أزره بنظري قد لا أعيد المشهد العيني يوم في خيالي قد لا أكون من العدد في من يموت على الشاشة لكن قد أعيش ويقتل الغير الغريب قد لا أصدق موته. In italiano lei scrive: potrei morire oggi anche se sono ancora in vita. In inglese: even if my is not ended, anche se la mia vita non è finita. E in arabo: hatta la hayati lam tamut, anche se la mia vita non muore. Con questo vorremmo chiederle, a seconda del suo vissuto, di quello che lei ha passato, com'è il suo rapporto con queste tre lingue e come fa a scegliere con quali parametri affidare ogni termine una lingua precisa. Inoltre vorremmo chiederle se potesse illustrarci, leggerci in ogni versione e infine anche spiegarci la poesia da lei scritta, Preghiera. Bene, molte grazie per questo trilingual. Come ho spiegato prima, secondo me la poesia in questo libro è l'idea di scriverlo in tre lingue, non le poesie scritte dentro. Io non è che amo la poesia scritta, io vivo la vita tramite la poesia, ecco perché io viaggio sempre, non ho proprio programmi molto chiari, quindi amo molto la poesia vera, non la poesia scritta. Quindi non credo tanto nella poesia scritta, credo nella poesia. La poesia in questo libro è l'idea di scriverlo in tre lingue, non proprio le poesie scritte in questo libro. Ecco perché nella mia traduzione in questo libro ho detto, ho studiato traduzione all'università, io non ci credo nella traduzione quando si tratta una poesia, non si può tradurre una poesia, secondo me non esiste una cosa del genere, perché la poesia è il linguaggio musicale di una lingua, è il modo di dire per una persona che ha vissuto in questa cultura, non è una persona che parla questa lingua, è una persona che sa come si pensa in questa cultura e usa queste parole, parole italiane, parole inglesi, parole arabe. Quindi secondo me una poesia scritta in una lingua non si può farla tradotta ad un'altra lingua. E ecco perché io ho detto che in questo libro io non ho fatto traduzioni, io ho fatto riscrittura. Ho scritto una poesia in una lingua, poi ho provato, ho cercato di riscriverla in un'altra lingua. Ecco perché in tante di queste poesie, non solo in queste poesie, non troviamo la stessa frase forse, o la stessa parola, perché questa frase o questa parola per me sembra un po' musicale, ha anche il significato, però in un'altra lingua non suona, non esiste, non dà questo significato che io volevo dire. Forse questo significato esiste in italiano perché abbiamo usato queste parole, però le stesse parole non danno lo stesso significato in inglese o in arabo. Quindi io scrivendo questo libro o facendo questo libro, per me è l'idea di riscrivere poesia, le poesie in più di una lingua. Quindi tutte queste, anche una cosa che è scritto nella mia traduzione in questo libro, tutte queste traduzioni
in arabo, in italiano e in inglese sono traduzioni di una poesia che per me non ha parole, non ha una lingua. Quindi non c'è una poesia originale con una traduzione, quindi forse se tu leggi questa traduzione sarebbe meno perché l'originale è più bella. Per me il più bello è quello che non è stato detto. Quindi queste sono riscritture di pensieri, sentimenti che io avevo, ho, ed ecco perché ogni faccia di questo libro ha diverse parole, non le stesse parole, per forse dare lo stesso significato o sentimento. Beh, cerco di leggere in tre lingue, non è facile, però cerchiamo, perché sono tre personaggi diversi. Iniziamo con la versione, iniziamo con la traduzione araba. دعاء خذني إليك ليست رسالتك اكتمال رسالتي خذني إليك وضمني لعديد نثرك ليس شعري ما عليك بأن تناصر قوله صوتي هواؤك فانتشل ما تهت عنه وتهى عني من الكلام الواقعي يا من يلم بما ألم ولا ألم بما يلم أضعت نفسي في يديك يدي الضعيفة مرة في حلق غيري فاتخذني غاية في عيش غيري لا تذرني في خرائب ما لديك. شكرا. Now let's try to use another personality, which is the English one. It's a little bit easy, so don't complicate it. Prayer. Take me to you. Your message is not to complete mine. Take me to you, add me to all your prose. My poetry is not what you have to champion. My voice is your breath, so throw away the words that strayed from the truth. You who knows what I know and what I do not, let me lose myself in your hands. My weak hand is bitter in the throat of the other, so take me for the sake of the other. Do not leave me in what remains. Ora proviamo un po' per l'italiano, col mio italiano un po' internazionale. L'accento inglese, eh? Io parlo italiano così. Preghiera. P-
prendimi con te. Il tuo messaggio non completa il mio. Prendimi con te. Aggiungimi alla tua prosa. È inutile sostenere la mia storia, non difenderne la poesia. La mia voce è il tuo respiro. Butta via le parole non vere. Tu che conosci ciò che non so ancora, lascia che io mi perda nelle tue mani. La mia mano è fragile, è ruvida sulla pelle straniera, quindi prendimi e lasciali vivere. Non abbandonarmi da solo in ciò che resta. Grazie, molte grazie. Per concludere questo nostro incontro, avremo una sorpresa per lei. Nel nostro istituto è presente un corso bilingue italiano-francese e i nostri ragazzi, ormai divenuti appassionati di questo suo lavoro, hanno ben pensato di provare a tradurre la sua poesia a casa in francese e ci farebbe piacere se potessero leggergliela. Maison, chez moi. Quand le cœur se trompe, la route devient plus claire. La blessure se propage sans grâce ni mélodie. Je suis lu déchiré par le cœur qui crie. Pardon, je chuchote. Partir, c'est là l'erreur. J'errai vers la paix tout seul, et le jour ne sera plus de lumière. Un cri aigu éclipsera l'inondie et l'envers. La femme vaincra la soumission en imagination lasse de mon existence perdue en vision d'Amassène. Encore et encore, je souffrirai l'illusion d'être chez moi, ailleurs. Je prêterai à mon visage des détails négligeables. Je me tournerai sans promesse, partant toujours pour d'autres damas. Devo dire, ma poi alla fine. Il regalo per lei è la traduzione in francese della sorpresa. No, non solo della poesia. Grazie. Molte grazie. Grazie a lei. Vorremmo tutti dare l'ultimo applauso e ringraziare Abdul-Jabbar per la sua presenza. E in caso ci fossero domande dal pubblico, di alzare la mano e di farle pure senza preferenza. Sì, in caso ci fossero domande, se no... Zero. Niente. Allora possiamo chiuderla qua. Grazie a tutti, veramente grazie di cuore, grazie ai ragazzi per questo evento, veramente molto, era una sorpresa, ancora una sorpresa, non ci posso credere che hanno letto tutte le poesie in tutte le lingue, non ci posso credere che hanno fatto delle domande che neanche io potevo rispondere, grazie di cuore. E grazie a tutti per venire, spero che abbiamo detto delle cose un po' che spingono per più amore, un po' più amore, spero. Grazie veramente. Abbiamo una domanda? Da parte della seconda ACAT abbiamo scritto alter ego anche in albanese e gliela vogliamo consegnare. Grazie, molte grazie. Ma io mi trasferisco qua, io non torno più nelle Marche, rimango qua allora. Che bello. Grazie. Siete in quanto? Più di una persona ha scritto una poesia.
per me è una grossa cosa questa, perché secondo me una poesia più di una persona è una guerra, quindi cercherò di leggerla, non solo albanese, però cercherò di leggerla. Grazie. Grazie a tutti davvero, molte grazie.